vittoria del trofeo Pucci Grossi, vittoria nella categoria N3 e in quella Under 23. La coppia Rosini-Cardinali ha davvero fatto il pieno nella 13esima edizione del Rally Città di Arezzo, Crete Senesi e Val Tiberina. Grande soddisfazione sia per aver vinto nella gara di casa, ma anche per essersi aggiudicati il trofeo Pucci Grossi, visto che è stato istituito da Val Tiberina Motorsport in ricordo dell'indimenticato campione riminese, scomparso prematuramente 3 anni fa e destinato agli Under 25. È stata una immensa soddisfazione perché la gara era molto difficile, già il fatto di portarla a termine ci ha reso veramente felici. In più abbiamo vinto il trofeo Pucci Grossi, abbiamo vinto la nostra classe, il trofeo Under 23, quindi quello che potevamo vincere siamo riusciti a vincerlo, ecco, molto molto soddisfatti. È stato un momento, ecco, particolarmente duro? Sì, sicuramente il sabato è stato veramente difficile perché la prova che abbiamo effettuato ad Asciano era una prova veramente professionale e ha richiesto un grande impegno sia da parte nostra che del mezzo. Abbiamo fatto anche una piccola uscita di strada, fortunatamente non ha compromesso niente, quindi siamo riusciti a ripartire per poi poter proseguire. Ecco. Ecco, questa è una vittoria che dà, immagino, ancora più consapevolezza anche per il futuro. Sì, è una vittoria importante, ripeto, perché portare a termine, vincere una gara del genere, oltre che darti soddisfazione, ti fa fare molta esperienza e quindi anche per un eventuale futuro, ecco, ti proietta un po' più in un mondo vero di questo sport, diciamo. Dal punto di vista del navigatore? Ah, dal punto di vista del navigatore è difficile come organizzazione del tutto, anche per i trasferimenti, i vari anticipi, le note che richiede Davide, dargli nel momento giusto, però con pilota così più che la difficoltà è la soddisfazione a fine gara. Soddisfazione a fine gara, arrivare lì sul podio, vincere quello che c'era da vincere e bagnati tutti di spumante è stato veramente bello. Inoltre nella gara di casa soddisfazione tripla, nemmeno doppia, veramente tripla. È partito al sabato su questa prova difficile, qualche errorino de Davide va detto che non sono tutti perfetti, però diciamo che si è fatto perdonare domenica. Domenica si è fatto perdonare, ha dato il massimo dove c'era da darlo, ha risparmiato la macchina dove le condizioni del fondo erano molto più accidentate e piano piano è riuscita a riscalare la classifica con un ottimo vantaggio e alla fine gestire questo vantaggio per evitare rotture meccaniche. Per la scuderia? Ma è stata una grossa soddisfazione per la nostra scuderia. Noi siamo presentati al via di questo rally Val Tiberina con 4 equipaggi, interamente Promo Service Team. Faccio menzione anche degli altri, Ristori Nicola insieme in coppia con Mattia Bartolucci con una Peugeot 208 R2. Poi avevamo chiaramente Davide Rosini insieme a Francesco Cardinali che sono qui con noi stasera con la loro Opel Astra in gruppo N3. Poi ancora Marco Berrino e Ilaria Parrini sempre in N3 con una Clio gruppo N e infine un esordiente Davide Bartolini in coppia con Massimo Bazzani sempre in N3, sempre con un'altra Clio. Quindi partivamo con queste 4 vetture, già era un successo. Poi chiaramente a fine gara aver avuto, diciamo, questo bel risultato di Davide insieme a Francesco chiaramente ci onora ancora di più. Davide è un ragazzo giovane, però chiaramente ha tutte le carte in regola per far bene, sfrutta al meglio la propria vettura e diciamo che è un buon inizio per avere magari un trampolino di lancia per salire ancora più in alto.